Buongiorno, oggi siamo rimasti a casa a Ravasclitto perché abbiamo intenzione di fare uno dei sentieri di fondovalle. A Ravasclitto hanno fatto un bel lavoro di pulizia e di recupero di questi sentieri. Vale la pena di esplorarli un po' perché sono camminate molto semplici che si possono fare direttamente da qua e che comunque permettono di rilassarsi in mezzo ai boschi e di godere di bei panorami. Oggi facciamo il numero 3. C'è una bella segnaletica per i sentieri in tutto il paese, con anche i QR code che si possono scansionare per avere informazioni sul sentiero. E quindi oggi abbiamo scelto la Clavaiana, ovvero il sentiero che va da Ravasclitto a Clavais, che è una frazione di Ovaro. Siamo in Valcalda, stiamo arrivando adesso nella valle. E vi facciamo vedere tra poco l'imbocco del sentiero. Serena, sorella e Cabruzzi. Eccoci in Valcalda, vedete i campi da tennis, il campo da calcio. Noi saliamo per questa stradina verso la località Entrada. Chi ha seguito le nostre escursioni dalla Carnia riconoscerà nel pezzettino su verso Entrada il sentiero 170, che è il sentiero che si usa per andare a piedi sullo Zoncolan, come io ho fatto precedentemente in un video di 2 anni fa. Continuando a salire lungo il sentiero 170, arriviamo quasi al laghetto. Eccoci arrivati al laghetto artificiale. Noi adesso proseguiamo su questa via sulla destra. Eccoci accanto al totem in ricordo del disastro di Vaia. Troviamo l'indicazione del nostro sentiero 3, Trois d'Albos dai Lofs, sentiero del Bosco dei Lupi, e l'indicazione per il percorso mountain bike 11 Clavaiana Ovaro. Il sentiero degli Sbils, invece, è il sentiero che prosegue di qua, un altro dei bei percorsi di fondovalle. Il numero 1. Il sentiero di oggi è una comoda camminata andata e ritorno, pochi passi più sopra. Vedete che la via si biforca, noi proseguiamo sulla destra e ci addentriamo subito nel bosco. Boschi che purtroppo hanno subito qui, come in Trentino, come in Cadore, un po' di danni dovuti prima a Vaia e poi al disastro del Bostrico. Questo coleottero purtroppo fanno grandi danni fino a far seccare la pianta. Il percorso è indicato molto chiaramente come sentiero 3, vedete il bollino giallo con la scritta nera. Noi proseguiamo adesso a mezza costa dopo aver fatto un piccolo tratto di salita e andiamo in maniera più pianeggiante verso destra. Sono sicuramente sentieri bellissimi da percorrere nella stagione autunnale. È molto affascinante il cambio di vegetazione. Vedete, ci lasciamo indietro questo bellissimo bosco a prevalenza di abeti e passiamo a questo versante andando verso Ovaro, Clavais, in cui vedete c'è una prevalenza di faggi e di latifoglie e sicuramente in autunno regalerà dei colori magnifici. È un percorso largo ed estremamente rilassante.
siamo arrivati in fondo a una discesa, lì il sentiero è un pochino leggermente più scivoloso, quindi vi consigliamo comunque sempre i bastoni che fanno sempre comodo per fare questi percorsi. Adesso proseguiamo verso Clavais, siamo più o meno a metà percorso, abbiamo fatto 3,3 km circa. Questa è la classicissima camminata rilassante nel bosco per riprendere il pieno contatto con la natura. Grande vantaggio di questa camminata è che è tutta nel bosco, quindi si gode sempre dell'ombra, che nella stagione estiva è un grande vantaggio. Abbiamo terminato il sentiero nel bosco, manca ancora 1,7 km, ci raccordiamo qua alla strada asfaltata, sempre un'asfaltata nel bosco, quindi super rilassante. Di qua invece abbiamo il sentiero che porta verso Maranzanis. Usciamo dal bosco e si staglia davanti a noi il meraviglioso paesino di Davasta, che è stupendo, o vasta. Mancano ormai circa 500 metri all'arrivo a Clavais. È un piacere sbucare nella quiete del borgo di Clavais. E devo dire che io non mi stancherò mai di esplorare tutti i piccoli borghi della Carnia. Che meraviglia! Ci affacciamo dalla chiesetta e ci accoglie questo prato meraviglioso. Il borgo è delizioso, pieno di vecchi stavoli, case antiche. Thank you.
dopo un giretto nel meraviglioso borgo di Clavais, noi torniamo sui nostri passi e ovviamente se avete qualcuno che vi recupera in macchina potete decidere di fare solo l'andata, ma a noi piace camminare, quindi ci facciamo il ritorno dalla stessa via. Alla fine, come al solito, vi scriveremo tutti i dati sulla lunghezza totale e il dislivello, nel nostro caso per l'andata e il ritorno, quindi doppia. Questo è l'unico tratto, diciamo, che tira un po' decisamente del sentiero. Quindi all'andata l'abbiamo fatto in discesa, ritorno gambe e spalla. Eccoci, vediamo la chiesa di San Matteo e il borgo di Ravascletto davanti a noi. Terminato il nostro percorso, davvero un bel sentiero pieno di pace ed è stato bello arrivare a Clavais, non in macchina ma sulle nostre gambe. Andata e ritorno, la lunghezza totale è di circa 13 km, per un dislivello complessivo, andata e ritorno, sempre intorno ai 600 metri. Comunque, come al solito, vi scriviamo tutto esattamente qui sotto. Abbiamo impiegato noi circa 3 ore e mezzo di buon passo, escludendo però le pause nel borgo di Clavais. È tutto, noi ci rivediamo presto per un prossimo vlog di Per Valli e Monti. Ciao!